Buongiorno a tutti, sono Domenico, lei è mia moglie Graziella, lui è Buongiorno. il piccolo Federico e vi raccontiamo un pochettino la nostra esperienza. Lascio la parola a Graziella, così Graziella ci racconta bene come siamo arrivati qui a conoscere questo gruppo, il gruppo FESCOV, che conosciamo da qualche anno ormai. Buongiorno. Noi siamo una coppia italiana che abbiamo da sempre desiderato un figlio e abbiamo fatto molti tentativi anche altrove, in altri paesi, in altri stati, ma questo non si è mai realizzato il nostro sogno. E, come tutte le coppie italiane che desiderano un figlio, si mettono un po' alla ricerca di chi può realizzare il proprio sogno. E in questo caso noi ci siamo messi su internet e abbiamo visto che questo stato, cioè l'Ucraina, ci poteva dare una possibilità che noi non conoscevamo e non sapevamo assolutamente nulla. Abbiamo visto questo sito, ovvero il sito FESCOV, che da subito come sito ci è molto piaciuto. Non sapevamo però come si svolgesse tutta la prassi e tutto l'iter per poter realizzare il nostro sogno, quindi per poter avere un bambino. Diciamo che abbiamo letto tutto, abbiamo cercato di capire e questo sito ci è molto piaciuto, tanto che abbiamo deciso di prendere un aereo e di venire a conoscere proprio questa clinica. Siamo arrivati in questa clinica circa 4 anni fa e abbiamo avuto modo di testare proprio con mano le persone, lo staff, la proprietà e tutta l'organizzazione. Da subito ci ha molto colpito, ci è molto piaciuta. Abbiamo ritenuto che questa clinica fosse tra le più storiche, diciamo, è una clinica molto professionale, molto competente su tutto l'aspetto e tutto l'iter che poi si è svolto nel corso del tempo. La proprietà è molto gentile, lo staff è cordialissimo, tutti super professionisti e direi che l'accoglienza è stata ottima. Dopo aver conosciuto la clinica, a noi ci è piaciuto molto anche il fatto che comunque, anche se pur avendo una certa distanza, che però non è grandissima perché noi dall'Italia a venire in Ucraina abbiamo circa 2 ore, quindi è comoda perché non è che si trova molto lontano e quindi alla fine abbiamo dovuto, ci siamo un po' affidati a tutta quella che era l'organizzazione della clinica. Loro comunque passo per passo ci hanno sempre spiegato tutto. Da quando abbiamo preso questa decisione di proseguire questo cammino, direi che ogni passo è stato informato. E quindi non c'è stato nulla di oscuro o di poco convincente, anzi, tutto veniva spiegato e prima di proseguire. Hanno fatto veramente come dire, delle analisi su tutta anche la parte proprio biologica. E quindi questo è stato molto molto importante perché noi speravamo di avere e tuttora, grazie a Dio, abbiamo un bambino sano. Questo è l'importante. E diciamo che lo staff è super organizzato perché comunque ogni passo a un'equipe e ogni equipe è esaustiva su tutto quello che serve in questo momento.
Noi siamo stati super soddisfatti di questa scelta e direi che io e noi come coppia la possiamo assolutamente consigliare a tutte quelle coppie che desiderano un bambino e che però non riescono ad averlo o per mille problemi, mille sfaccettature. E quindi questa cosa è molto importante perché lo consigliamo vivamente per evitare di perdere tanto tempo, che questo è fondamentale per una coppia. La città. Hai detto tutto. Manca solo, vogliamo raccontare l'esperienza che abbiamo fatto in Ucraina dal punto di vista, non ci siamo mai sentiti degli ospiti o degli stranieri, ci siamo sempre sentiti a casa, le persone veramente tutte. Le abbiamo conosciute tantissime grazie a Frescobbe perché man mano abbiamo incontrato gli assistenti, i medici, abbiamo incontrato gli avvocati, abbiamo incontrato i traduttori, abbiamo incontrato i factotum che ci aiutano come Autisti. Alexander, che ci porta in giro, che ci porta a fare le varie pratiche, c'è stata moltissima vicinanza. E poi grazie a loro abbiamo scoperto anche poi la città. Qui ci troviamo a Černiški, una città molto vicino al confine europeo, perché siamo a 40 km dalla Romania. Questo ci permette di stare comunque, anche in un momento come questo, in un momento dove c'è una guerra, ci permette di stare comunque, di farci sentire, di stare comunque molto protetti. La città è vivace, è molto bella, c'è molto verde, storica, ha un'università bellissima, si mangia bene. C'è da dire che anche dal punto di vista del cambio rispetto all'Italia è molto favorevole il cambio e quindi si spende veramente poco per andare in giro, anche nei trasporti o nei ristoranti, tenendo conto che c'è comunque una qualità del cibo molto alta. Quindi da questo punto di vista ci siamo sentiti molto sicuri e anche il servizio che ci ha offerto Facebook per quanto riguarda l'autista che ci viene a prendere dalla Romania e ci porta in questo bellissimo appartamento che ci è stato dato per gestire nel post-parto, perché ora che stiamo qui a raccontare questa storia, Federico è già nato. E quindi dall'aeroporto di Suceava fino a qui è poco più di 1 ora e mezza, quindi è una cosa molto comoda ed è molto vicino. Quindi possiamo dire è solo ringraziare questo gruppo, come dice Graziella, partendo dalla proprietà ad arrivare alle tantissime persone. Siamo stati, come diceva Graziella, sempre anche seguiti moltissimo dal punto di vista clinico, biologico di tutte le analisi. Quindi non possiamo che ringraziare la famiglia, in particolare in primis Vladimir, ma c'è anche Anna, l'altra Anna che è la nostra coordinatrice, quindi tutto il gruppo è veramente un gruppo di altissimo livello. Anche i medici, perché anche i medici hanno fatto proprio tutti gli screening che servivano, ma soprattutto anche poi durante la gravidanza è sempre stata seguita da un'equipe medica molto professionista, molto professionale, quindi questo è importante. Soddisfatti, lo Insomma, consigliamo sì, veramente. siamo molto soddisfatti di questa clinica e la consigliamo veramente. Quindi non perdete tempo. Se desiderate un bambino, la cosa importante è proprio questa: non andate altrove, ve lo consigliamo perché è vicino a casa e siete seguiti e aiutati in qualsiasi richiesta che voi possiate fare e chiedere. Quindi questo è stato per noi tutto un iter bello, bellissimo, ci è piaciuto tantissimo e noi non finiremo mai di ringraziare questa clinica e tutto lo staff che ci ha lavorato perché veramente è meritevole. Fin dall'inizio noi l'abbiamo percepito fino a quando siamo proprio entrati nella clinica e l'abbiamo vista con i nostri occhi. Noi siamo tornati a casa per la prima volta che eravamo andati proprio a vedere solo la clinica, entusiasti, cioè noi non abbiamo pensato di avere ripensamenti, ma abbiamo deciso subito di partire con questa scelta.
Naturalmente c'è da dire una cosa, si parte con questa scelta, però non è tutto automatico, ovvero può essere che vengano fatti più tentativi per riuscire ad avere il bambino che poi nascerà. Quindi non preoccupatevi perché il bambino nascerà sano, serenissimo e prima o dopo arriva. Perché per esempio noi ci abbiamo messo un certo tempo, poi è successo un po' di tutto perché comunque dal Covid, siamo partiti con il Covid, poi è successa la guerra qui in Ucraina, quindi un attimo c'è stato un attimo di fermo proprio perché non si capiva com'era l'evoluzione e siamo arrivati insomma a questo, abbiamo fatto più tentativi perché non è comunque così immediato. Però alla fine tutto si è realizzato. Il bambino è nato nella città di Chernivtsi, che questa città, come diceva mio marito, è veramente, possiamo dire, è una città molto tranquilla, serena, c'è tutto, parchi, giardini, scuole, asili, tutti i servizi che potete pensare, comunque ci sono.